Antonio, è arrivata dunque la notizia del fallimento, è ufficiale, però paradossalmente potrebbe essere una buona notizia. Come l'avete presa? Ma dopo l'arresto del presidente di ieri ce l'aspettavamo, quindi aspettiamo domani di parlare con il giudice fallimentare e vediamo quello che ci dice. Non abbiamo ancora parlato con lui, non sappiamo ancora cosa succederà da qui in avanti. Radio Bruno, basta. Speriamo bene. Comunque c'è l'intenzione di giocare, no? Voi giocatori, insomma, non ci sono dubbi a riguardo, giusto? Ma non lo so, questo dipende da cosa ci dirà domani il curatore. Aspettiamo cosa ci dice, le sue intenzioni e vediamo poi da qui in avanti come agire. Sicuramente il fallimento darà un po' un punto di riferimento a tutti. E vediamo cosa ci dirà, ma in questo momento non so cosa dire perché non abbiamo delle certezze in mano se giocare o no. Quando parleremo con lui avremo un quadro più completo della situazione. Ma FIGC anche, avete sentito qualcuno? Non ho capito. FIGC, associazione calciatori, avete sentito qualcuno? No, finché non parliamo con il curatore non sappiamo con chi parlare. In questo momento è lui l'unico punto di riferimento rispetto agli ultimi mesi. Almeno abbiamo qualcuno con cui parlare che sia abbastanza, che sia credibile. Finora abbiamo avuto solo gente che ha solo raccontato chiacchiere, ha detto chiacchiere a noi e a tutto l'ambiente. Ma il vecchio accordo con la federazione, la Lega, i famosi 5 milioni che sono stati promessi e garantiti, non... Questo è papà, adesso si dovrà rivolgere al curatore fallimentare, chiunque voglia contribuire nel Parma deve parlare con lui, direttamente con noi. Però voi giocatori avevate accettato, no? Questo noi non abbiamo accettato niente, abbiamo soltanto chiesto delle garanzie per il Parma, cioè che si cambino le regole per far sì che non succeda quello che ci è successo a noi in questa stagione, che ogni giorno ne viene fuori una nuova. Quindi diciamo che abbiamo fatto da cavia. Certo. A posto? Grazie mille.